3, 2, 1, bentornati a DC Live giovedì alle 14, saluto Dennis, saluto Christian, Gabriele e eh, Dinosauron che però mi ha un pochettino fatto girare i maroni per cui lo banno probabilmente, adesso vediamo, eh, in ogni caso eh, qualcuno, si, qualcuno scrive «Niente Neuralink oggi». Ebbene sì, avevo annunciato martedì che forse avremmo fatto una live parlando di Neuralink, ma poi confrontandomi con Dario abbiamo pensato che mh, ci stava meglio fare un bel video montato sulla questione perché è, um, è importante, è epocale, è veramente rivoluzionario quello che si sta tentando di fare e quindi abbiamo cambiato completamente tema. E allora mi sono ispirato... A, um, mi sono ispirato a una conversazione avuta mezz'ora fa, un'ora fa, con mia sorella che, che ricomincia l'università, eh, fra poco appunto ricominciano le lezioni e mi diceva che eh, in alcune facoltà, in alcune università si pone il problema appunto di come tornare a lezione e del fatto che si offre poss possibilità multiple agli studenti, ad alcuni viene data la possibilità di frequentare, ad altri di magari vedere delle registrazioni delle lezioni. Allora oggi cerchiamo di parlare di questo tema, parliamo insieme ma magari delle vostre problematiche specifiche mi raccontate la vostra situazione cosa succede nella vostra facoltà cerchiamo di capire bene come ritornare in classe oppure no ai tempi del covid e poi come al solito rispondo alle vostre domande tutto dopo la sigla Mirko dice, mi immagino il cinquantenne col Neuralink che sbatte le palpebre per giocare a Candy Crush, e secondo me questa è l'immagine perfetta per iniziare, ciao a Flavio e ciao a tutti, perfetto, TG Wolf Tesco te appena in tempo, bene bene bene, siete arrivati, allora... Che cosa sta succedendo? Sta succedendo, tra l'altro, credo che nel prossimo, nel prossimo futuro eh, farò anche degli altri video su questo ritorno eh, in classe, ritorno a scuola, eccetera, per capire un pochettino come, come gestire il tutto. Sta succedendo che, dopo il eh, grosso problema, no? naturalmente, della pandemia, che è un problema. Gigantesco che ha sconvolto il mondo e che purtroppo ha fatto anche tantissime vittime, non soltanto a livello appunto di, di persone mancate, quindi che non ci sono più, ma anche un sacco di persone che sono state male per molto tempo, effetti collaterali, cose, tutti i casini delle mascherine, tutte queste cose. Va bene, sappiamo tutto. Noi non parliamo di, di politica né di pandemie sul nostro canale, però insomma sapete che cosa sta succedendo intorno a noi. Succede che il ritorno a scuola e all'università, ma soprattutto mh, nel caso di questa live, quella all'università. È un tema particolarmente caldo. Siamo a settembre, ormai da alcuni giorni, no? è il 3 oggi, è il 3, giusto sì, è il 3, intanto sbaglio la data, è il 3 settembre e um, si avvicina il giorno in cui ricominceranno, ripartiranno no? le elezioni. A scuola si ritorna ufficialmente il 14 anche se come sapete il giorno d'apertura delle scuole è una competenza regionale e quindi significa che ogni regione fa un po' il cacchio che le pare a lei, eh, non so esattamente in Veneto quando si torni a scuola, forse proprio il 14, non ne sono sicuro, so che per esempio mi pare in Trentino Alto Adige ehm, tornassero prima, ci sono delle, regioni... Vabbè, ci sono delle differenze 14 regionali, in 14 in Veneto, ok perfetto, e mh, in ogni caso... Anche all'università si è scelto di riaprire. No? E già, e potremmo partire da questo primo tema, eh, ci sto un minuto perché, appunto, non voglio entrare in polemiche di tipo politico, cose perché non, non mi competono, non, non ne so niente. Eh, ci si poteva domandare legittimamente se fosse il caso no? di riaprire, perché. Se da un lato gli studenti, soprattutto delle scuole superiori, medie, elementari eccetera, hanno proprio bisogno di andare a scuola per una questione di socialità, per una questione di crescita, per liberare i genitori dalla possibilità di... e dare loro la possibilità di andare a lavorare eccetera eccetera, per quanto riguarda gli universitari, magari si poteva anche chiedere un sacrificio in più e che gli universitari potessero starsene a casa loro, ma comunque questa è una polemica, magari sentite... Sentitevi liberi di scrivermi che cosa ne pensate, ne discutiamo insieme, ma è solo un parere così a cavolo. Quello che però risulta essere il problema cardine è come affrontare questo ritorno. Per quanto riguarda le scuole, ancora ci sono una serie di, di dubbi, eh, ancora c'è una serie di polemiche e non si sa bene come verrà risolto il tutto, ci sono le proposte dei nuovi banchi, mascherine sì, mascherine no, tutto quanto, ma... Il fuoco su cui mi volevo concentrare, su cui volevo mettere appunto l'attenzione in questa live è invece proprio all'università. All'università ci troviamo di fronte al fatto di una scelta, una scelta che viene spesso consegnata agli studenti: vuoi tornare a? A lezione oppure no vuoi sederti al banco magari i banchi distanziati magari in aule più, eh, più spoglie più vuote con meno persone eccetera o vuoi seguire le lezioni virtuali ne parlavo appunto come vi dicevo prima con mia sorella che diceva che nella sua facoltà ehm, viene data questa possibilità e ehm, non si sa però ancora bene niente dell'aspetto tecnico una volta eh, un paio di mesi fa abbiamo fatto una live su nel frattempo c'è un rumore in strada devastante sembra che Boh, non so, si è scoppiato qualcosa, va bene. Un paio di mesi fa abbiamo fatto una live dove parlavo della differenza e delle potenzialità delle video lezioni, no? del, del concetto di videocorso rispetto alla lezione frontale classica, no? ex cattedra. e elencavo tutta una serie di positive mh, um, interazioni della video lezione, motivi per i quali la video lezione la preferisco, eh? in qualche modo. E allora uno potrebbe dire, beh, la live si conclude presto perché è meglio starsene a casa, siamo più sicuri, la videolezione è migliore, eh, abbiamo più strumenti, gli strumenti elettronici funzionano bene, eh, possiamo mettere in pausa le lezioni e prendere appunti più efficacemente, eccetera, eccetera. È tutto risolto. Purtroppo, veramente, ci sono, credo, delle marmitte tagliate, scusatemi se mi interrompo, ma è veramente difficile rimanere concentrati. Ok, se n'è andato, bene. Tuttavia non è così semplice. Perché non è così semplice? Perché tutto quello che dicevo in quella vecchia live sulla potenzialità delle videolezioni che sono potenzialmente appunto il futuro, è vero solo fino al punto in cui vengono implementate in modo corretto. Raccontava eh, prima mia sorella che non si sa ancora se verranno registrate, se saranno registrate dagli insegnanti, se saranno in diretta, se saranno registrate... Eh, a lezione ci sono dei microfoni buoni o non ci sono dei microfoni buoni. Si viene inquadrata anche la lavagna oppure no? Vengono integrate delle slide oppure no? Su che piattaforma saranno messe? Come saranno fruibili. Le dovrai scaricare o le vedrai in streaming? Tutte domande a cui uh, bisogna dare una risposta. Parlavamo prima con Dario del fatto che uh, non è detto poi che chi sia responsabile di realizzare questi video sappia come farlo. Magari non conosce le piattaforme, magari non conosce l'arte del videomaking, magari non, non, non sa semplicemente come gestire il tutto. Quindi il punto fondamentale è capire dove um, dov è il punto d'incontro tra la qualità di quello che verrà realizzato a livello di video lezione e invece l'opportunità di sedersi in classe semplicemente. Ora leggo un attimo di cose che mi avete scritto e poi ritorno sul discorso. Okay, c'è Flavio che ha elencato una serie di cose problematiche che ha riscontrato nelle video lezioni, poi ne, mh, le affrontiamo Flavio che è molto interessante. Uh, ok, ok, ok Freddy saluta, qui in Veneto il 14 c'è, certo. Um, ti uso come scusa per non studiare, come faccio? Andrea Bellin, um, chiudi il video e vai a studiare, poi ci risentiamo dopo. Io volevo i banchi con le rotelle, si sarebbero trasformati inevitabilmente, è probabile, in una sorta di, di, di simulacro di go-kart nel giro di un quarto d'ora, però vabbè. Nicolò dice, lezione a distanza, posso recuperarmi le lezioni, posso seguire tutti i corsi che voglio seguire, sono da solo, seguo molto meglio rispetto alle lezioni in aula. Ecco, Nicolò, sì, ma se si sente male... Se il professore appoggia il, il libro sopra il microfono e non si capisce niente, se il video è a scatti, se la piattaforma eh, ha un server pessimo, si appoggia su un server pessimo per cui se si collegano troppi studenti insieme rallenta, se mille se. Perché siamo tutti d'accordo che se le piattaforme sono adeguate va tutto bene. Se il video è girato bene, il professore si sente bene parlare, magari ci sono le slide integrate, c'è la possibilità di commentare, eccetera, eccetera, è, un, è il massimo però eh così non è, è un problema. Voi sapete che io do sempre come consiglio, se possibile, quello di seguire le lezioni. Perché? Perché, come abbiamo visto molte volte, favorisce il principio dello spacing, che è uno dei pilastri dell'apprendimento efficace, ti permette di assorbire più informazioni, ti permette di fare domande. E attenzione, questo è un tema chiave, perché ci sarà la possibilità per chi segue le video lezioni di fare domande? Ecco, magari potremmo stilare in questa live una serie di... Problemi e di questioni eh, da sottoporre alle vostre università e che voi potete usare come punto di riferimento hm, per analizzare la situazione e capire se va bene oppure no. Il primo punto è la qualità: abbiamo detto, qualità delle lezioni, qualità del, del, della piattaforma, qualità del, della registrazione, qualità di tutto. Primo punto. Secondo punto che solleviamo è proprio quello dell'interazione. Uno dei motivi per cui è così. Importante prendere appunti eccetera, è proprio per interagire con l'insegnante ma anche con gli altri compagni. Sarà possibile interagire? Ci saranno dei gruppi? Ci sarà un uh, QA in cui potete contattare l'insegnante? Tutte queste cose qui sono importanti da sostenere. Quindi intanto queste prime due. Andiamo avanti. C'è Cristian che dice: Anche se è molto difficile trovare un libro universitario su internet. Tu cosa ne pensi? Beh, non è vero che sia così difficile trovare un libro universitario su internet. Intanto, la maggior parte delle grosse case editrici adesso forniscono la possibilità di, mh, di comprare in formato Kindle o ipub, o roba del genere. E poi, anche volendo trovarlo in maniera un po' come dire, alternativa, si può se sai smanettare un pochettino. Uh, ok. Ok. Perfetto, in certe facoltà come matematica, fisica, informatica, ingegneria o simili, in cui si scrive un sacco um, alla lavagna, se i docenti non hanno un tablet o qualcosa di simile sarà veramente dura. È eh, esatto, eh, per esempio, um, è un problema per, immagino, matematica, per, per fisica, per ingegneria, dove hai bisogno di un ausilio, proprio come diceva Andrea, um, di un ausilio um, visivo, no? Allora saranno integrati con delle slide, ma secondo voi... Chi realizza i video per l'università. Lo sa usare OBS studio? <ride> lo sa mettere. Sa, mettere fa, sa far apparire un dario qui sotto. Tipo, in questo, appa, un, appare, lo sa fare, no? non lo sanno fare. Lo sanno mettere la slide nell'immagine? La vogliono mettere nell'immagine? Chi lo sa? Um, Hamza Alem dice: Il problema delle video sono le connessioni. Non tutti ne hanno una buona. Ecco, questa, per esempio, è un problema che, tra l'altro, ci fa fare un, un volo pindarico perché ci fa ragionare dei massimi sistemi, e cioè diamo per scontato, eh, noi che in questo momento siamo connessi su YouTube o su Facebook in diretta, eccetera, eccetera, che tutti abbiano un accesso che può garantire questo. Ma siamo sicuri? La connessione veloce ce l'abbiamo tutti? E se per caso la connessione veloce non ce l'abbiamo e magari in casa c'è anche qualcun altro che deve usare internet, che si fa? Eh, e se non ho il computer? Quindi ci saranno delle persone che saranno costrette ad andare a lezione. Noi stiamo partendo quindi dal presupposto che ci sia la scelta, ma non è detto che questa scelta ci sia. Quindi bisogna anche ragionare sul fatto che chi se lo può permettere di, di stare a casa eh, e usufruire del mezzo informatico forse in qualche modo anche ha un, un, come dire, un obbligo morale di farlo. No? Eh, questo ci, mi fa ragionare la butto lì questo tema, non c'entra niente con nostro, i nostri argomenti, ma ci sta sul fatto che da tempo si dice che l'accesso a internet e l'accesso in generale alla tecnologia dovrebbero essere considerati dei diritti umani fondamentali dovrebbero essere aggiunti nella lista dei diritti umani fondamentali e devo dire che io mi trovo molto molto d'accordo ci sono persone oggi che non hanno un computer non hanno internet e in una situazione come quella della pandemia mondiale di fatto sono tagliati fuori mm? eh, ci sono dei, dei bonus in questo senso credo che sotto un certo livello di mh, ISE, presentate, eh, quelli di dichiarazione di dei redditi, si possa richiedere un bonus per acquistare un computer? Ci sono delle cose di questo tipo, quindi in caso informatevi perché è, è, è possibile, insomma. Flavio dice, io i banchi con le rotelle posso confermare che i banchi normali sono più comodi. Sì, eh, considerate che tutta questa polemica sui banchi nuovi non è pensata perché i banchi siano più comodi, è pensata perché i banchi siano più sicuri per il Covid. No, quindi non è la stessa cosa. È chiaro che sono più comodi quelli vecchi, sono più larghi. Sono fissi per cui non si muovono, e, e certo, però, noi stiamo qui cercando di realizzare dei banchi più sicuri. Ecco. Io temo che, appunto, come dicevo prima, i banchi sulle rotelle. Eh, con le rotelle, a scuola. Cioè, io ricordo me stesso, dodicenne. La prima cosa che avrei fatto è una gara per vedere chi riesce a correre più veloce nel corridoio. Cioè, sarebbe la prima, prima cosa proprio. Allora andiamo a riprendere quello che diceva prima. Flavio diceva le problematiche che ho riscontrato nelle video lezioni all'interno del mio liceo quindi lui parlava proprio di, di scuola superiore sono le tempistiche eh, quindi i tempi dell'organizzazione il fatto che è più facile distrarsi e l'ambiente di studio che ne risente assolutamente tutte grandi verità um, c'è da dire che ci sono per esempio un tot di persone che non sono molto capaci di autogestirsi no? per poter um, usufruire al meglio delle video lezioni c'è bisogno di avere una certa disciplina, di essere capace di mettersi lì, isolarsi, farsi la bella lezione, prendere appunti, eccetera. C'è chi non riesce a fare questo e ha più bisogno di fisicamente venire eh, spostato in un altro posto, no? nell'aula, nell e come dire, costretto ad ascoltare dalla situazione in qualche modo. Ecco, se vi rendete conto, facendo delle prove, che eh, non siete in grado di fare questo, beh probabilmente tenere, approfittare della possibilità di andare a lezione è importante ecco, terzo parametro abbiamo detto primo parametro che va tenuto d'occhio è la qualità eventuale di queste video lezioni il secondo abbiamo detto che è il come dire, la già cioè posso fare, ho perso la, la parola mm. Dabbè, diciamo, il, il terzo mi sono, mi sono un attimo mi è, mi è scappato di mente il terzo è sicuramente se ci sono i parametri di sicurezza per andarci a lezione, perché anche questo, se a lezione non è sicuro, se le aule sono anguste, eccetera, eccetera, uno potrebbe decidere no, di dire: Preferisco la videolezione. Mm. Ecco, questo è, um, è importante. Andiamo avanti. Lucia dice: La voglia di fare del prof è una variabile importante. In un'intervista, Bressanini diceva di star lavorando più di quando andava in aula. Purtroppo, dubito che valga per tutti. Chiaramente, Bressanini è una persona che ha una grande. Familiarità col mezzo informatico e anche ha una passione. Eh, se non sapete chi è Dario Bressanini, ragazzi, dove, dove avete vissuto sotto una roccia, il più, forse il più famoso divulgatore scientifico sul web in Italia. Ha eh, anche una predisposizione per le nuove tecnologie, quindi si adatta eccetera. Ah, ecco, il secondo parametro era fare le domande: eh, se si possono fare le domande. Il terzo, abbiamo detto, se ci sono le condizioni di sicurezza per scegliere eh, la presenza oppure è consigliabile stare a casa. Io vi consiglio di essere prudenti, eh, essere prudenti perché chiaramente eh, il rischio è maggiore del beneficio se. Se, se l'aula non è adatta a gestire queste cose, ecco quindi sì, chiaramente Bressanini non è un. Um, non è l'archetipo del professore universitario. Ecco, c'è da dire che non è solo la voglia del professore, è anche la capacità proprio del professore, perché fare lezione davanti a delle persone non è uguale a farla davanti a una telecamera ve lo assicuro, ve lo assicuro che è un'altra cosa avere la, la, la telecamera davanti come ce l'ho io in questo momento cioè sistema DC eh, assolutamente una mar la marchetta volante ci stava e non so bene perché adesso Dario perché Adel, ti è venuto in mente lezioni davanti a ah, lezioni davanti alle telecamere ho capito era un'associazione un po' una sono posso... passati 18 minuti non c'erano però state marchette giusto Dario per per perdonami perdonami le bollette bisogna pur pagarle quindi è giusto eh, hai ragione sono troppo poco Troppo poco marchettaro, non ce la posso fare, però il sistema di è una bomba, quindi voi andate a vederlo. Comunque, ehm, dicevo, quindi sì, non è solo la voglia, è anche la capacità. Se il professore non è capace di fare lezione davanti a una telecamera, il rischio è un disastro. E la registrazione vera e propria non è detto che sia un granché. Si ritorna su quel, tutte quelle cose negative che abbiamo detto quando parlavamo di sbobine. Ecco, una cosa importantissima, se scegliete di avvalervi delle video lezioni, non fate le sbobine. Prendete appunti, mh? sfruttate le caratteristiche della video per poterla magari interrompere, aumentare di velocità quando è semplice eccetera, ma prendete appunti, ecco, prendete appunti perché altrimenti sbobinare come fanno in certe facoltà sapete cosa ne penso, ne abbiamo parlato tante volte. Sono arrivato adesso, dice Caterina, non ho ancora capito se è certo che le università riprenderanno le lezioni in presenza. Allora, credo che ci sia comunque una discrezionalità eh, da, da, da università a università, comunque le università riaprono riaprono assolutamente in tutta Italia quindi ci possono essere delle eccezioni ci possono essere delle decisioni prese specificamente da una da un'università oppure un'altra magari anche da facoltà a facoltà a seconda della cosa però in generale le università dovrebbero riaprire dovrebbero riaprire il problema come al solito è l'incertezza cioè come riaprono come saranno implementate le nuove norme si darà la possibilità di fare lezioni informatiche non si darà scrivetemi qui sotto se avete delle novità nella vostra facoltà, se sapete che cosa succederà a voi, ecco, così ne parliamo insieme. Sono d'accordo, dice Nicolò. Credo che il periodo di rodaggio sia già stato affrontato. Quasi tutti i professori adesso sanno come adeguarsi. Io faccio ingegneria e adesso le lezioni saranno svolte in aula. PC puntato verso il docente e lavagna. Certo, certo. Posso dirti che, onestamente, l'idea di avere video lezioni intere registrate con la webcam di un portatile. Non è che proprio mi faccia impazzire, però, vabbè, non possiamo pretendere livello 4K uh, delle, delle lezioni universitarie. Però, sì, ecco, molti professori adesso, appunto, passata l'emergenza, hanno avuto mesi e mesi per abituarsi al concetto della lezione informatica e quindi ci sarà. Ci sarà um, un, una migliore capacità di adattamento. Certo, è che ci sono anche delle però delle problematiche intrinseche perché se io sto guardando lo schermo del computer adesso ho il mio computer qua davanti no? va bene? ok se io sto guardando il computer perché sto facendo la lezione a chi è lì sul computer non sto guardando voi se voi foste la platea se voi foste l'aula universitaria o guardo il computer o guardo la platea mm, c'è il rischio c'è il rischio insomma che la qualità si abbassi tuttavia eh, è anche vero che dovremmo un po' tutti fare eh, un po' di sacrifici no? ecco quindi Sappiate che il rientro quindi non sarà banale, non sarà scontato, non sarà tutto come prima. Ci sarà comunque da adattarsi, ci sarà comunque da fare degli sforzi per in qualche modo superare le difficoltà che inevitabilmente ci troveremo ad affrontare. Entra leggermente, ok no, boh, ci siamo. I miei prof manco paint sanno utilizzare, dice Christian, fantastico. A Torino sono già arrivate le comunica comunicazioni che saranno solo online per ora, vedete Federico, ecco dipende, dipende dai, dai, vari, dai vari posti, è chiaro che se sono solo online la scelta non c'è ed è tutto più, più easy, eh, si fa come ti dicono, io per esempio appunto come vi dicevo ma è un'opinione così da bar, eh, ero dell'idea che sarebbe stato il caso di fare tutto online, di fare tutto online ancora per, per essere più sicuri e di riaprire invece soltanto le scuole, perché le scuole è davvero importante riaprirle, eh, L'università, secondo me, poteva aspettare poteva aspettare ancora un po'. Però, si ha voluto dare questo segnale di riapertura, ci può anche stare anche quello. Per me è un grande problema perché io studio CTF, quindi Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Ho un caro amico che si è laureato in questo, e abbiamo delle lezioni pratiche da svolgere in laboratorio. Ecco, per esempio, eh, facoltà di questo tipo, ma anche infermeristica, ma anche medicina in alcuni casi, ma anche eh, facoltà dove ci sono laboratori, ci sono da svolgere delle azioni pratiche concrete negli spazi specifici. Ci sarà il problema probabilmente del numero. Quindi le lezioni pratiche in laboratorio probabilmente avranno dei, dei numeri molto limitati, perché gli spazi saranno molto limitati, e che ne so, ci saranno delle code, ci saranno delle liste d'attesa. Non è chiaro. Quello che io credo voi come studenti dovreste pretendere, e in questo caso eh, potete avvalervi magari anche dei vostri rappresentanti degli studenti, che in questo momento secondo me eh, risultano essere importantissimi all'università. Quindi io per esempio quando andavo all'università... Ero veramente un cane da questo punto di vista, eh, non mi sono mai interessato della politica studentesca, quindi del, dei rappresentanti degli studenti, dei, dei partiti degli studenti, eccetera. Ma è un errore, è un errore clamoroso. Se voi vivete la, la vita universitaria, è giusto che vi interessiate anche dell'università e degli studenti. E quindi fatevi sentire e andate a mh, scoprire, se non lo sapete già, chi è il vostro rappresentante degli studenti. L'ho eletto, lo, lo, così. Dicevo, dovete pretendere. Non che vi dicano cosa sarà, perché probabilmente non lo sanno neanche loro, ma che ci sia totale trasparenza e immediatezza nella comunicazione. Mm? Non potete pretendere purtroppo che l'università abbia già risolto tutti i problemi, perché c'è stato poco tempo, perché è stato un casino mondiale. Quello che potete pretendere però è che l'università sia onesta e trasparente, e rapida nel comunicare le decisioni. Quindi che ci sia un canale diretto tra gli studenti e uh, le decisioni dell'università. Questo sì, lo, do lo dovete pretendere, che sia tutto chiaro. Poi, se le decisioni verranno prese all'ultimo momento, questo è inevitabile, perché non si sa, probabilmente dovremo cambiare e adattarci nel tempo, eccetera. Anche qui Luca dice, università pratiche come fisioterapia, viene difficile farle online. Assolutamente, assolutamente. Allora, appunto, mi, mi immagino che possano esserci delle liste d'attesa o delle um, lezioni comporta, portate avanti in parallelo, da magari più professori o lo stesso professore in giorni diversi, in cui diversi settori diverse, come dire, Diversi gruppi di studenti affrontano la lezione. Sarà un inconveniente per tutti. Simone fa una domanda più di metodo di studio: dice: È importante riuscire a terminare tutte le fasi del Pakrar, successiva la pianificazione ed esclusa la ripetizione il giorno stesso che si inizia a studiare un certo argomento. Eh, quindi tu chiedi fondamentalmente: Acra acquisizione, comprensione, rielaborazione, applicazione è importante farle il giorno stesso che si inizia a studiare un certo argomento è sicuramente molto meglio mh? se puoi farlo è il massimo se non ci riesci quantomeno il giorno successivo finire quindi la, per chi non avesse idea di come funziona il PACRAR, che è il metodo di studio che io insegno nei miei corsi, nei miei video eccetera e qui sì che ci sta la marchetta Sistema DC perché Sistema di C è proprio l'apice del PACRAR. Eh, quello che vuole sapere Simone è è importante che lo stesso giorno in cui leggo il libro con la mia modalità di lettura efficace, io faccia anche lo schema e faccia anche il testing e la risposta è sì. Se riusciamo a completare su quell'argomento tutto il percorso, è assolutamente meglio. Se non si riesce per vari motivi, quantomeno il giorno successivo, ok? Senza andare oltre però mh, le 24 ore, perché altrimenti si perde e si rischia di dover tornare indietro e ristudiare. Importante. Lucia dice: la connessione è un problema. Quando il mio compagno gioca a Overwatch, qui salta tutto, dannato Overwatch. Overwatch è uno di quei giochi che non ho mai iniziato a giocare perché mi piaceva così tanto, anche solo guardarlo, che ho paura che mi sarei invasato. E... Tu mai hai mai giocato a Overwatch, Dario? No, sono lato Valorant, io ho, saldato, Valorant. ho fatto Team Fortress 2, saltato Overwatch. Ho lato Valorant. Ho capito, ho capito. È bello, è uno, è uno sparatutto in prima persona, però particolare con delle armi speciali, fantascientifico, e lo trovo veramente molto figo. Nicolò dice, a breve uscirà un bonus 500 euro per i redditi ISE inferiori a 20.000 euro e di 200 euro per connessione internet per ISE superiore. Esatto, esatto Nicolò, era questo a cui mi riferivo. Um, se avete eh, delle difficoltà, non avete un computer, eh, non avete una connessione buona, eccetera, eccetera, e avete appunto dei redditi ISE inferiori a 20.000 euro, vi consiglio di andare a informarvi perché questa è un'iniziativa molto positiva. L'idea è quella di appunto fornire un computer e una connessione a tutti, perché in questo momento è particolarmente importante. ecco. Federico dice: confronto dei costi università pubblica e privata in Italia, a me non sembra molto pubblica. Ah, Federico, qui sollevi un tema importantissimo, anche qui un po' politico, se vogliamo. Quindi io posso soltanto darvi la mia opinione così di, da bar, non, 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 non sono un esperto della questione. Però, sicuramente è vero che l'università pubblica non costa poco. Perché al di là dei libri che costano molto a seconda della facoltà, se voi poi studiate facoltà come non so, giurisprudenza dove ci sono da comprare i codicioni o eh, l'Atlante di anatomia di 2700 pagine a colori che costa 700 reni e mezzo, perché per l'atlante di anatomia è particolarmente importante nella parte della nefrologia, perché tu ti studi il rene per poi donarlo alla casa editrice. E dicevo, ovviamente Oltre a questo costo dei libri ci sono il costo proprio delle rette, e non sono poche, perché possono essere anche 2000 euro, cioè non sono poche all'anno. Quindi dici: il confine tra università privata e università pubblica è un po' sfumato oramai. E sicuramente è vero, nella mia idea utopica del mondo che mi piacerebbe, no, l'università dovrebbe essere pubblica, inteso come gratuita per tutti, con i libri gratuiti per tutti. Ovviamente, questo però è un bel sogno, eh, poi bisogna vedere la realtà economica, e la realtà economica è che in questo momento non ce lo si può permettere. Quindi, sì, è un, è un problema. Sicuramente, le università co private comunque costano molto di più: molto di più, 3-4 volte di più. Quindi, insomma, non è proprio uguale, eh. Diciamo che l'università pubblica costa poco o meno, ecco. È sempre doveroso usare le tecniche di memoria alla fine dello studio? Ci sono dettagli tecnici come date e nomi che è chiaro dover imparare e che potrebbe essere utile ricordare nelle fasi dei test, del testing. No, Simone, non è per forza necessario aspettare la fine per le tecniche di memoria. Generalmente, però, è consigliabile farlo perché? Perché alla fine del metodo, nel frattempo, mnemonica, il corso con il mitico Andrea Muzzi, Vanni De Luca, eh, tra l'altro, stiamo realizzando qualcosa di, di speciale e particolare. Ieri, ve lo, lo spoilerizzo, è stato qui tutto il giorno in studio da noi eh, Riccardo Zanetti, lo youtuber, eh, insomma. Vedrete, Ne vedrete delle belle, ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle cose insieme e vabbè, lo vedrete. Comunque dicevo, le tecniche di memoria si consiglia di usarle alla fine perché solo alla fine del percorso sai esattamente su cosa è necessario applicarle. Cosa ti voglio dire? Voglio dire che a volte alcuni dettagli tecnici ti restano in mente semplicemente perché ti restano in mente. Altri dettagli tecnici ti sembra che sia fondamentale memorizzarli ma poi ti accorgi alla fine dello studio che non era, non era necessario, eccetera. Per questo io consiglio di fare tutte le fasi del metodo di studio, poi arrivare alla fine e dire cosa è rimasto fuori, quali sono quei dettagli tecnici che proprio non, non riesco a ricordare, non, non, non ci stanno con il normale flusso dello studio. Allora su quelli applico le tecniche di memoria, perché è vero che le tecniche di memoria sono utilissime nello studio, lo sono, le insegno, mi piacciono, collaboro con i migliori del mondo. È vero che sono una figata, è vero che sono facili da usare, è anche vero, però che sono faticose e che usarle inutilmente non è una buona idea, specialmente tecniche come il palazzo della memoria, dove gli spazi dei palazzi, no, i vari locci che utilizziamo, non sono illimitati. Ecco, quindi usare le tecniche di memoria laddove non serve è un peccato. Quindi le usi alla fine perché eh, è più facile fare economia ed essere ottimizzati. Poi, volendo, le puoi usare fin dall'inizio, se vuoi anche mentre leggi, ti puoi fermare e memorizzare qualcosa, è che non hai ancora quella consapevolezza di che cosa servirà davvero a memorizzare. Ecco. Infatti con le ruote c'è sempre casino, dice Fly. Eh, esatto. Dinosauron diceva, eh, che continua ad avere il miglior nome del mondo comunque. Nella mia classe, per via della connessione, si facevano due gruppi. Uno faceva la lezione, quando finiva il primo gruppo andava il secondo. Purtroppo il tempo era troppo poco per imparare qualcosa. Eh sì, mh, è una soluzione anche questa, c'è cioè un'alternanza. Però, eh, come solleva Dino, eh, c'è il problema del tempo, c'è il problema dell'organizzazione. Non è una cosa scontata. Mm. Paolo dice, a livello universitario, se fatte bene, le video lezioni sono una bomba. Danno la possibilità di usufruire delle lezioni anche ai lavoratori o a chi abita lontano, ma devono essere fatte bene e non a caso. Direi che Paolo hai riassunto perfettamente tutta questa live, quello che volevo dire io, e cioè, sì sono a favore delle video lezioni se sono fatte bene se c'è un confronto con l'insegnante ecco riprendiamo un attimo la questione del confronto con l'insegnante io sono convinto che la video sia il futuro ma che non possa sostituire il 100% dell'insegnamento può sostituire secondo me l'80% del dell'insegnamento il restante 20% è il rapporto diretto con l'insegnante questo è il motivo per cui nei miei corsi eh, in sistema di ma anche in mnemonica abbiamo sempre uno spazio dove c'è un confronto diretto con l'insegnante cioè o un gruppo o delle live o delle dirette, o la possibilità di fare delle domande, o la possibilità di richiedere dei casi studio. Perché sì, la video lezione è figa. Se tu ti prendi il sistema di C, ti spari le video lezioni, il metodo di studio lo impari. Ma se poi hai un dubbio, a chi lo chiedi? Eh, Lo chiedi a me, me lo chiedi nel gruppo, me lo chiedi in diretta, me lo chiedi. Mi chiedi di fare un caso studio sulla tua materia. Allora si completa, capite? Quindi, secondo me, io ho visto appunto in questi due anni che mi sono. Buttato nel mondo dei videocorsi e quindi del video insegnamento, ho visto che appunto la videolezione sostituisce l'80%. Quindi è, è tanto, eh? Quindi la videolezione è il futuro, per quanto mi riguarda, ma il rapporto diretto con l'insegnante deve comunque esistere, in qualche modo. Non può essere soltanto, a meno che non, tu non stia facendo un corso veramente semplice, non so, devi fare un tutorial su come si piega una camicia. Il tutorial dura un quarto d'ora, ti fai vedere da tutti gli angoli come pieghi la camicia, a un certo punto impari, non hai particolare bisogno, ma su temi complicati avere un rapporto diretto è importantissimo. Quindi verificate se la vostra università, per chi sceglie di eventualmente usufruire della lezione online, ha, ha pensato dei momenti di scambio con l'insegnante. Se così non è, potete prendervi quei momenti di scambio, perché è un vostro diritto farlo, uh, a ricevimento. Attenzione, ecco, se, sempre se il prof ci si presenta a ricevimento online, speriamo di sì. Organizzate la settimana secondo cal il calendario della MotoGP, giovedì qualifiche e venerdì gara, mi, pi <ride> mi piace molto, divertente. A me non aiutava sapere che tanto avevo la registrazione della video lezione da riascoltare, non riuscivo a stare a me a attenta sul momento. Non ho ben capito Caterina cosa intendi, se ti manca la questione dell'attenzione in classe... Un metodo strutturato di presa degli appunti, come il metodo Cornell, come il metodo più avanzato che è il metodo ADC, così, che, che insegno il sistema ADC di presa degli appunti, ti aiuta a rimanere concentrata, a farsi delle domande, usare la forma schematica, usare le parole chiave, eccetera, fa sì che la concentrazione sia maggiore. Um, tuttavia, forse ho capito cosa vuoi dire, Caterina, c'è sempre quel, quel problema psicologico del dire, vabbè ma... Uh, c Ho sempre la, re la registrazione dopo, quindi posso riascoltarla, per cui sono più pigro, mh? che è uno dei motivi per cui non mi piacciono le sbobine. Le sbobine impigriscono lo studente, perché sapendo che c'è la sbobina non mi serve stare attento, no? perché tanto poi ci tornerò sopra. Ecco, vorrei, uh, come dire, farmi una doccia fredda. Voi pensate davvero di avere tempo dopo di riguardare la lezione, ma quel tempo non ce l'avete. Quel tempo voi lo state rubando a tutto il resto. E alla vostra preparazione. Quindi, voi quelle due ore. Ma sì, ho altre due ore per ascoltare, ma quelle due ore voi avreste potuto studiare e non accumulare lavoro in sessione d'esame. Quindi non è vero che avete quel tempo, voi lo state rubando allo studio quel tempo, o lo state rubando alle vostre attività quotidiane, che è anche peggio, al vostro divertimento, alla vostra vita. Quindi, no, il fatto di poter riascoltare non dovrebbe giustificare la pigrizia. Salve, I don't know. Dario è il bravo di YouTube Italia. Anche più bravo di te, non mi bannare, Christian ti banno immediatamente. cioè Dario, veramente è una persona scandalosa. Cioè... È bravo, sei, sei, sei bravo. In senso manzoniano. In senso Attenzione che Dario qui ci caccia delle. Uh! Ma che ne so, sei, lo... sei il videomaker più bravo di YouTube Italia. Possiamo dirlo? Diciamolo: il posso più bravo posso? posso? il più bravo videomaker di YouTube Italia. Senza dubbio, senza dubbio, E non accettiamo delle cose. Però Christian ti banno lo stesso. Eh, certo Nicolò, ma io ho finito l'Uni e ho racconti di chi l'ha fatta privata che ha speso uguale o meno con, alt con ben altri servizi. Vabbè. C'è da considerare, dice Flavio, che molti professori non sono avvezzi alle nuove tecnologie, ne abbiamo parlato prima. A mio parere, a parere le video lezioni dovrebbero essere un mix tra una live e un video di sistema DC. Ci può stare, ci può stare. Sicuramente um, la live... Aiuta in qualche modo l'insegnante che non è a suo agio con la telecamera perché mimica un po' la sua lezione normale. Lui parla come parlerebbe normalmente e semplicemente si registra. Ecco. La qualità scende, al tempo stesso c'è una richiesta minore di abilità. Guardate che vi assicuro che parlare davanti a una telecamera e rimanere coerenti, riuscire a fare un ragionamento strutturato così, non è veramente semplice. Io, per esempio, oggi in questa live sono un po' balbettante, non ho veramente la. Oggi è una giornata, forse sono stanco, non lo so, eh, ho dormito male stanotte, zanzare, cose, vabbè. Comunque, eh, non è facile, neanche per chi lo fa di mestiere, cioè io lo faccio di mestiere parlare davanti alla camera e ci sono comunque delle giornate in cui fff, è fatica, è proprio un lavoro, è una professionalità. Non basta dire accendo la telecamera e parlo, se pensate che sia così semplice, accendete la telecamera e parlate e vedete che video vengono fuori. Non è semplice, non è semplice, quindi c'è eh, tutta una professionalità che si richiede ai professori e uno dice eh cavolo questi professori incapaci, al tempo stesso però non è poi così banale, ecco. Cosa ne pensate degli open day universitari digitali versus fisici? Quelli ecco li preferisco nettamente, gli open day eh, virtuali mh, nettamente, nettamente consigliabili, nettamente consigliabili. Da noi bisognerà prenotarsi per andare a lezione. Ecco Leonardo, prenotarsi. Allora, per esempio, per un sistema di prenotazione, secondo me la cosa migliore da fare è prenotarsi magari una volta ogni due o tre lezioni con l'intento di fare delle domande specifiche. E allora così ti ritagli uno spazio in cui confrontarti con l'insegnante. Quindi magari tu segui due o tre lezioni in versione digitale e poi alla quarta ti presenti e fai le tue domande. Ecco, questa potrebbe essere una buona strategia. E magari ci si alterna eh, tra studenti. In modo che eh, una parte va alla prima lezione, fa delle domande sulla prima lezione e, vi, e via così. Io inizierò l'università facendo didattica online, dice Davide, almeno fino al 31 dicembre, ARG. Beh, ARG bisogna vedere. Magari è un'esperienza positiva. Io ho sentito un sacco di studenti in realtà, sia di scuola sia di università, che in questo periodo Covid hanno scoperto le gioie del, del, dell'insegnamento digitale, della video lezione. Hanno scoperto che in realtà. A volte la presenza è un po' sopravvalutata, no? Insomma, non è detto che debba essere un'esperienza così miserevole, ecco, non è per forza scontato. Mario dice "Penso che una delle problematiche più rilevanti che interessa lo scenario autunnale di riapertura delle sedi universitarie sia quello legato al trasporto pendolare. Hai tirato su un tema importantissimo, di migliaia di studenti che usufruendo del trasporto sui treni regionali si spostano all'interno e tra le varie regioni italiane. Che cosa ne pensi? Ecco. Se siete dei pendolari il mio consiglio è di seguire le lezioni online se potete, perché il rischio sui mezzi pubblici si moltiplica. Voi sapete quanti studenti ci sono, sapete nelle zone universitarie come sono gli autobus, come sono i tram, come sono i treni, sono affollatissimi. Se siete delle persone che vengono da fuori, che devono prendere treni, autobus e cose, ecco forse, forse sarebbe cauto ancora mh, mantenersi. Cosa ne pensi, te, Dario? Questo non ne abbiamo parlato, ma se uno viene da fuori e si mette a è complicato è complicato Dario per esempio è pendolare io nel mondo ideale uh -huh. fatti vedere quando parli che sarai senn... tutto online uh -huh. però mh, davvero c'è la possibilità di garantire la qualità quindi di fatto chi è costretto ad andare anche da pendolare se sì, c'è chi è costretto, per esempio Dario è pendolare, lui viene tre, tre giorni alla settimana, viene qui a Padova, Dario vive a Verona, e perché dobbiamo girare, perché dobbiamo fare le live, lui viene il martedì, il mercoledì e il giovedì, mentre il lunedì e il venerdì lavora proprio in smart working nel senso che, nel senso vero del termine, smart working, scritto smart work, c-h-i, smart working, tutto attaccato, e mm, lavora lunedì e il venerdì, lavora da casa, fa montaggio da casa fondamentalmente, e in vero smart working nel senso che si sceglie lui le ore, lavora quando gli pare eccetera, eh, tra l'altro poi in realtà quando si sceglie Dario le ore si fa praticamente le otto ore classiche da ufficio cioè, Gì, prima. <ride> inizia prima vabbè, contento lui, comunque non importa eh, in generale quindi lui è pendolare e quindi è costretto tra virgolette tre volte alla settimana a prendersi questo treno certo è che appunto se se lo può evitare non è che gli dispiace eh, se voi siete degli studenti avete l'opzione di dire scelgo l'online se non è pietoso forse vi conviene ancora ancora farlo fare la, fai, fai. l'inciso moralista fai che... il moralista Dario ci piace quando fai il moralista ho parlato con degli studenti mm -hmm. dei ragazzi più giovani lasciate perdere la pressione sociale cioè io ho conosciuto dei ragazzi che girando in branco ok di questi branchi di ventenni in giro girando in branco non si mettono la mascherina perché nessuno se la mette e quando hai vent'anni lo capisco perché anch'io probabilmente all'epoca mi sarei sentito così non te la metti per non sembrare birra perché se 19 non se la mettono e tu, e tu invece te la metti magari c'è il classico deficiente che ti spotte ma si prende anche una sberla per quanto mi riguarda eh, lo so, beh no, no, dobbiamo calarci in tutti i possibili sì, sì, no, scenari, eh, no, giusto in un caso come questo fregatevi davvero se dovete prendere i mezzi pubblici mettetevi la mascherina Mettetevi i guanti se siete particolarmente attenti. Lavatevi le mani, disinfettanti, A mucchine. In questi casi... Il gruppo... Eh, non, non voglio appesantire. No, però eh, hai ragione. Consiglio per gli studenti che il, il cui gruppo non vuole fargli mettere le mascherine. Compratevi una mascherina figa. Cioè... Tipo, non so, che sembrate, sembrate un ninja cazzo. Eh, ce ne sono un sacco adesso personalizzate. Ne ho vista una, che se non fosse giapponese, che non si poteva mh, ordinare, me la sarei comprata, che ti faceva la faccia Gundam. Dio, con tutte le proprio... Cioè, io col casco di Iron Man ci vado in giro. Ok, quindi, fatevi una mascherina figa e tenetevela. Farsi sette ore di fronte ad uno schermo con soli 5 minuti di pausa tra una lezione e l'altra, è un'esperienza abbastanza stressante, sì, lo è. Lo immagino, lo immagino soprattutto sì. Ecco, un'altra un cosa che non abbiamo ehm, affrontato e che eh, però bisogna essere onesti è dipende anche dalle vostre disponibilità tecnologiche, nel senso, avere un computer non basta, bisogna vedere quanto è grande quel computer, lo schermo per esempio. Perché uno schermo molto molto piccolo aumenta tantissimo la pesantezza, per cui è facile magari per me eh, dire ah mi guardo la video lezione che ho uno schermo da 16 pollici tranquillo, mi metto lì, me lo guardo, ho 200 schermi nel mio, nel mio, nel mio ufficio, sono, sono, sono contento, però magari uno, c'ha uno schermino piccolino da 11 pollici, eh, magari con dei colori anche un po' così, un computer vecchiotto, eccetera, fai fatica, fai fatica, quindi anche quello è da valutare, valutate anche quindi il vostro, la vostra disponibilità tecnologica specifica, ecco, anche questo è importante, bisogna guardare in faccia la realtà, ecco. Mm. La cosa che fa ridere, dice Christian, ho capito la difficoltà di parlare a un pubblico leggendo Il Minecraft di Hitler, un libro delirante. Come dico sempre, il libro di Hitler è la cosa più inquietante e difficile da leggere che io abbia mai letto, perché è proprio è doloroso leggerlo. Perché sai com'è andata a finire, no? Ed è un libro doloroso da leggere, ma io credo che sarebbe un dovere civico una volta nella vita però con le dovute ecco non vorrei che poi lo leggessero magari dei ragazzini senza un adeguato supporto ecco sarebbe una cosa da insegnare a scuola ecco non, non mi piacerebbe che un ragazzino senza magari un supporto eh, come dire storico contestualizzato eccetera leggesse fosse esposto a queste idee deliranti disgustose no? però ecco sicuramente difficoltà di parlare in pubblico eh, se la sono posta anche i grandi dittatori della storia eh? sicuramente e chi è stato particolarmente bravo a parlare in pubblico ha sviluppato molto potere ecco. il penduralismo è un potenziale disastro anche per il lavoro eh potenzialmente lo è il problema non sarà tanto l'università dice Cristina eh, da un, dove da un lato gli studenti dovrebbero essere già in grado di, di autogestirsi quanto superiori a scuole medie sistema di ADC sarà fondamentale grazie Cristina per la marchetta in diretta eh, siamo, siamo contenti comunque sì per le scuole medie sarà particolarmente difficile, ma farò un video specifico. In realtà penso che ne farò sia uno per le superiori che uno per l'università, di quelli montati bene, eccetera, dove darò un po' di consigli sul ritorno a scuola. È ecco, che volevo aspettare di farlo quando eh, si sapesse qualcosa in più, quindi dopo aver letto le prime, le prime esperienze a scuola. ecco. Overwatch nel mio cuore, dice Flavio Salese. Grande. Forse mio padre userà quel bonus, diceva Vita la studente. È eh, benissimo, benissimo, è un'ottima idea. Secondo te aveva senso riaprire le scuole, dice Alberto, eh, ci ho pensato a lungo, eh, considerate che quando parlo di politica o di attualità, eh, le mie opinioni valgono come l'opinione di qualsiasi altra persona al bar. Ricordatevelo questo perché c'è, adesso faccio il pippone, ogni tanto lo devo fare, ma c'è questa pessima idea che chi parla davanti a una telecamera su YouTube e magari ha un pubblico, allora vuol dire che ne sa. Non è vero, non ne so niente io di politiche pandemiche, niente. Detto questo... Credo che fosse necessario, non che fosse sensato, cioè, credo che fosse necessario riaprire le scuole. Non, non si potesse farne a meno. Poi, temo che questo porterà a delle ricadute a livello pandemico. Sì, lo temo, lo temo assolutamente. E, e credo anche che sarà un macello gestire tutto quanto. Credo, però, che a livello proprio sia economico che sociale fosse in qualche modo necessario. I ragazzi ne hanno bisogno, le famiglie ne hanno bisogno, eccetera. Quindi, tocca riaprire perché l'alternativa forse era peggiore. Tuttavia, tuttavia, questo non significa che sarà una cosa facile e indolore, né che non possa avere delle brutte conseguenze a lungo termine. Potrebbe averle. A volte in, ci sono delle situazioni, e in questo, in questo tipo di, di situazione avviene spesso, ci sono dei contesti in cui non c'è una risposta giusta. Sono tutte sbagliate. Sono tutte sbagliate e devi scegliere quella meno sbagliata in quel momento specifico. Questo è il punto, quindi portate pazienza anche verso chi prende delle scelte difficili perché a volte sono giuste a volte sono sbagliate a volte sono sempre sbagliate e non sai come com us uscirne quelli delle elementari e delle medie non dovrebbero andare a scuola eh, capisco il tuo punto di vista Dino però eh, immagina tutte le famiglie pensa a una famiglia che non può permettersi una babysitter che non ha i nonni cosa fai con i bambini? cosa fai? non vai a lavorare? non è facile guarda, guarda che ci sono tanti tanti fattori da considerare non c'è solo il fattore dell'epidemia che è il, ovviamente il più importante però Oh, Gabriele fa una domanda tecnica. Dice: Ci metti di più tu a scrivere un video o Dario ad editarlo? Uh, sai che penso che più o meno siamo lì? Quanto ci metti ad editare? un Dipende di video. Mm. In div probabilmente ci metti più tempo più io. a scriverlo, sì, perché quelli, quelli scientifici ci devono mettere di più. Il 3.0, probabilmente io lo scrivo in un'oretta Esatto e, e tu e ci metti due ore. Ci metti più, a editarlo. Sì. più o meno il video ci, metto, ci metti sempre lo stesso tempo a editarli, due ore e mezza, tre ore. Quanto sì, ci? Sì, ecco, io magari i video delle storie, per esempio, io ci metto molto tempo a scriverli. Eh, I video dei libro consiglio, per esempio, sono quelli che io scrivo più velocemente perché ho letto un libro, mi piace, ne parlo e, e sono molto veloci, no non devo fare ricerche particolari, quindi dipende dalla rubrica. Eh, di sicuro, quelli, quelli di divulgazione scientifica sono quelli dove io ci metto di più di Dario. Quelli, il, libro, il libro consiglio direi, ma ci mette anche poco lui a montarlo perché di solito sono abbastanza brevi. Forse il 3.0, quindi quelli che escono il lunedì, sono quelli in cui pressa poco il tempo, io sono magari un po' più veloce di lui. Ecco. A Firenze il rettore, diceva Paola, um, ha comunicato che in generale la riapertura sarà garantita solo al 65% della capienza delle aule. Sarà data priorità di scelta alle nuove matricole e agli iscritti al primo anno della magistrale. Mi sembra una, una buona... Una buona, un buon compromesso a tutti gli altri. Speriamo che sia garantito per quello che riguarda il primo semestre, dice Paola. Speriamo che a tutti gli altri, però, sia garantito un insegnamento digitale di qualità. ecco A quando fai la statua di Vanni versione Mortal Kombat, eh, sarà fatta, sarà fatta da Vanni. Allora, voi dovete sapere che non c'è niente di più figo nella vita, proprio, non accetto discussioni su questo, di Vanni con la mascherina Mortal Kombat che gira per le strade di Padova risolvendo il cubo di Rubik. Cioè, è proprio è l'immagine più più fica dell'universo. Cos'è non è Mind Palace. Non è Mind Palace, è la nostra trasmissione mensile Mi è di Dario in cui l'idea è di parlare di qualcosa di apparentemente semplice, ma che nasconde sotto eh, più complessità. L'idea è stata c'è cioè un modo giusto di fare le cose, un modo complicato di fare le cose, noi proviamo a parlarne, a tirare fuori la complessità e la profondità da degli argomenti. Eh, e, e cazzeggiamo e ci chiacchieriamo, un, è un po' la rappresentazione delle chiacchierate vere che io e Dario facciamo costantemente, perché noi siamo due nerdoni e parliamo di questo genere di cose tutto il santo giorno, invece di lavorare soprattutto, e, e basta, e, e poi c'è la peculiarità che per, un, per una questione di joke, proprio di un, così, una simpatia, lo giriamo sempre nel posto più brutto possibile, quindi l'ultima puntata uscita ieri l'abbiamo girata sotto il tavolo praticamente, non, è, non eravamo proprio sotto perché non ci stavamo, ma appoggiati al tavolo per terra, ecco. Secondo te è possibile studiare 250 pagine al giorno? Allora, la parola possibile è una parola estremamente bastarda, perché dip allora, dipende dalla materia, dipende dal, dal tipo di pagine, dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da 7000 cose. È tecnicamente possibile? Boh, forse sì. Con materie molto semplici, molto discorsive, e una persona molto allenata e uh, una giornata di studio molto lunga. Quindi se uno, uno mi dice, in 10 ore, studio 25 pagine all'ora, di una materia semplice e discorsiva, sì, si può fare. Poi è una maratona, in che, anzi è un, uno sprint infinito, eh, ne esci devastato e il giorno dopo non ti muovi neanche più. Non lo consiglio, ecco. Quindi credo che sia tecnicamente possibile, però per esempio se studi una materia tecnica di sicuro no. Ecco, dipende, materia discorsiva iperfacile, studi tutto il Santo Giorno come una macchina e sei anche molto bravo col metodo di studio. Sì, posso, puoi farcela, ecco, ma non lo consiglio comunque. Non hai Mind Palace, è il Mind Palace dei poveri barboni, tipo me. Sì, sì, ci sta, ci sta. Per tua esperienza, dice Peter, è possibile tenere tutto al passo e arrivare in sessione belli pronti a spaccare? Allora, sì e no. Eh, è possibile farlo? Sistema LC vi aiuta a farlo. Um, è possibile farlo, generalmente è raro farlo con tutti gli esami. Se tu stai seguendo tre o quattro corsi, generalmente riesci a farlo su un corso, due al massimo, e gli altri due te li studi a ridosso della sessione. Raro riuscire a portare avanti um, al passo quattro materie. Ecco, una o due si può fare, um, e anzi, è consigliabile fare. Io insegno a farlo, insegno proprio a farlo. Nel mondo ideale è proprio così che si fa, arrivare in sessione dove si ripassa invece che studiare. Generalmente io consiglio di prendere, se tu hai 3 o 4 esami, di prendere l'esame più lungo, più difficile e più complesso e seguirlo al passo e magari quelli più semplici prendere semplicemente appunti, ripassare gli appunti, fare quindi una via di mezzo e arrivare in sessione d'esami che non l'hai ancora studiato per bene, ma non sei neanche digiuno, no? così, trovi una via di mezzo, ma almeno un esame a sessione, minimo uno. Meglio anche se ci riuscite a farlo con due, comunque minimo un esame a sessione andrebbe fatto. Eh, perfettamente al passo in modo da arrivare alla sessione d'esami che non dovete studiarlo, ok? che Basta ripassarlo. Ecco. Questo è sicuramente un obiettivo importante da mettersi all'inizio. Lo metterò anche nel video dei consigli dell'anno. Sicuramente dell'inizio anno metti il pappagallo. Mi manca, eh, non, non credo che, che ce l'abbiamo più. Ce l'hai ancora il pappagallo, Dario? Non so, ma la risposta è comunque no. La risposta è no, Vieni. Dario ha detto no, per cui niente. Per il fuoricorso solo da remoto, ok. Io avevo un insegnante di anatomia che durante le video lezioni ignorava le domande che scrivevamo perché aveva troppa fretta di finire il programma. Sembrava pure scocciata quando vedeva do delle domande. Ecco, questa insegnante di anatomia è una cretina. Signora professoressa, lei non sa so fare il suo lavoro. Ehm, firmato ADC. Ehm, no, è. Sì. Allora, questa è una regola che non si può uh, in alcun modo alterare. Se un insegnante non risponde alle domande dei suoi alunni, non sta facendo il suo lavoro. In qualunque contesto non c'è eccezione a questa regola. Non c'è eccezione. L'unica cosa che può fare un insegnante è dire rispondo alle domande alla fine, al massimo. No? O, o scegliere dei momenti specifici. Quindi non ignorare le domande, ma rimandarle. Ecco, questo ci può stare. Però un insegnante che non risponde alle domande non è un insegnante, è un cane. Mm. Um, oh Marco Proserpio, ma... Eccolo qua. Eh, noi il video lo facciamo fisicamente eh, o via cam. Perché io preferirei poterti toccare fisicamente. Allora, dovete sapere che Marco Proserpio è questo divulgatore scientifico ormai in erba. Fantastico. Marco, c'hai voglia di venire a Padova? Perché se c'hai voglia lo facciamo dal vivo. Um, scrivimi una mail dopo questa live, e ci organizziamo perché ci sta. Sono sicuro che Dario sarebbe contentissimo di avere il disadattato Proserpio che arriva. Marco Proserpio che ti avevamo anche già invitato. Ti avevamo, invita bosta, ti avevamo invitato. poi non ti si è fatto più sentire. E io ho pensato che la nostra storia d'amore fosse finita. E, e con il cuore spezzato sono andato avanti. C'è gente che va in ferie, per brutte, brutte, brutte persone. Marco una brutta persona. Non andate sul suo canale YouTube e non mettete mi piace. Sul suo canale YouTube, non vi iscrivete. Per favore, non fatelo <ride> da me. Ora ci sono gli incontri con gli insegnanti online, così noi studenti possiamo friendzonare i prof. Fantastico, fantastico, però non vi conviene farlo. Uh, io intendevo Bressanini, ah, ok, Dario Bressanini era il migliore su YouTube. Non Dario Chiocchetta. Ai ai ai, va bene. Allora non ti vanno, non, non ti vanno perché hai ragione. Hai ragione, Cristian. Ok, conosci la storia di. Theodore Kaczynski, Luna Bomber, sì, la conosco, ho visto il documentario Netflix e anche la serie TV su consiglio di Dario, tra l'altro. Non Bressanini, ma Dario Chiocchetta, È una bella serie TV, mi è molto piaciuta, devo dire, è piaciuta anche molto ad Alessia, la mia compagna. A noi piacciono un sacco le robe Crime, trilleroni, e... cereal cioè, killer, quelle robe là. Ci piace un sacco. Infatti, io prego, prego perché ci sia la terza stagione di Mindhunter, mamma mia, quanto l'aspetto! Una delle serie più belle che io abbia mai visto. No, non No, non è cancellato, è rimandato a tempo indeterminato per impegni di Fincher. E, e vabbè, um, speriamo che torni perché veramente quella serie la, la adoravo, tutti i personaggi fantastici, vabbè, comunque si conoscono la storia di, di Fyodor Kaczynski. Um, off topic, pensi sia utile mentre si studia scrivere delle glosse marginali sul manuale, ad esempio terminate la lettura efficace? Um, allora, utile sì, efficiente no, cioè leggere per sapere nel per imparare la lettura efficace. Uh, male non fa prendere note. Ne parlavo per esempio nel video di Bill Gates, dei segreti di apprendimento di Bill Gates. Lui prende sempre note sul, sul libro. Non fa male, però è inefficiente perché? Perché la cosa migliore sarebbe usare quel tempo per fare gli schemi. Quindi, finita la lettura efficace, passi direttamente allo schema e non hai bisogno di scrivere le note sul manuale. Io direi che quindi le glosse sul manuale le fai solo se per qualche motivo non hai la possibilità di fare gli schemi. Ma ogni volta che puoi fare lo schema, è meglio fare lo schema. Daniele dice, una lezione online fatta bene andrebbe fatta con la realtà virtuale e la ricreazione della classe. Eh sì Daniele, però qui, qui te vuoi l'MIT di Boston... Di Boston L'MIT... Um, sì no, è, di Boston, è a Boston l'MIT. Par pardon, scusate. Um, aspetta no, l'MIT è a Cambridge. È a Cambridge, perdon, vicino a Boston, ma è a Cambridge. E... Um, volete, voi, voi l'università più figa del mondo? Non, 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 lo, non succederà in Italia. Sì, aspetta che contro mi è venuto il lapsus e... è a Cambridge ok ok perfetto mi è venuto un attimo è Harvard che è a Boston sono vicini eh perché Cambridge deve essere non so un'ora di distanza neanche però ecco cosa ne pensate degli esami online penso che siano la parte più difficile della didattica online universitaria perché è molto difficile gestire la questione del, del copiare tutte questa cosa qua non credo che abbiamo ancora trovato una quadra mm. Uh, non credo che siano ancora arrivati alla perfezione. Ci sono stati degli anche abusi, secondo me, di professori che pretendevano tre videocamere da tutte, tutte le angolazioni, piattaforme. Uh, credo che sia complicato che la cosa migliore sarebbe l'esame orale. Un bel, un bel esame orale via webcam, e quello è. Ok, quello ci sta. E lì non puoi barare perché in tempo reale non hai il tempo di cercare negli appunti, a meno che non, tu, tu non ti sia fatto scher sullo schermo dei post-it mini scritti piccolissimi, ma. Insomma, qualcuno che ti aiuta, qualcuno che ti aiuta con la, con la pulce, sì, ma quello può succedere anche all'esame fisico, eh. Tant'è che succede, e qui lo diciamo, sono soprattutto ragazze. E lo sapete perché? Perché il genere femminile barra di più? No, perché le ragazze hanno i capelli lunghi e quindi è molto più facile nascondere gli auricolari: tant'è che tutte le volte che sono state beccate persone con gli auricolari erano sempre ragazze perché poi li nascondono con i capelli lunghi, no? Eh, anche i ragazzi, anche i ragazzi hanno, possono avere i capelli lunghi, ma generalmente non sono lunghi che coprono le orecchie, no? E quindi avete questo vantaggio di poter ingannare, però poi vi beccano perché ci si accorge quando, cioè, o sei un vero professionista o ci si accorge che stai aspettando la risposta, cioè è davvero difficile essere fluidi, quindi non provate a barare con, le, con gli auricolari perché vi sgamano. Um, per non parlare di alcuni esami online che ho visto studenti che venivano bocciati solo perché non mantenevano ecco, lo sguardo fisso nella webcam ma è ovvio che una persona riflettendo non guarda un punto fisso, sì ecco ci sono stati appunto delle, delle esagerazioni no? portate pazienza uh, è chiaro che sono degli inconvenienti, uh, il professore che ti boccia perché mh, pensando hai mosso la testa uh, è un, un cretino anche lui tuttavia mettetevi anche nei panni di un po' il professore un po' paranoico che rischia di avere a che fare con gente che vuole barare e non, non può farci niente. Quindi, ecco. Poi posso dirlo. Vai, 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 dai. Probabilmente nel 50% dei casi ha ragione. Dai, dai, ci siamo stati passati tutti. Io sono sicuro che se avessi vissuto le lezioni nonostante fossi un buono studente, allora io adesso vi racconto. Allora, adesso io vi racconto, vi racconto, della volta in cui ADC, quando era alle scuole superiori, ha barato in interrogazione nel modo più geniale dell'universo. Io ancora mi faccio i complimenti quando ci penso, avrò avuto 16 anni, 17 anni. Allora, l'idea è stata questa. Interrogava professore di ehm, biologia. biologia. Non dirò i nomi perché povero prof. Ehm, io non studiavo mai le materie scientifiche alle scuole superiori, ma niente, era un, era un imbecille. Va bene. Non sapevo niente. Però l'interrogazione quel giorno era un'interrogazione programmata. Sapevo che mi avrebbe chiamato, ma non avevo studiato lo stesso. Tuttavia, eh, l'argomento era molto specifico, no? Quindi non è che poteva interrogarmi su un programma vastissimo, era un programma abbastanza così. Quindi, io che cosa feci? Eh, condensai l'intero programma in una paginetta, no? un, un bello schema. Proprio: anche prima di saper fare gli schemi, avevo fatto un bello schema. E cosa feci? Prima che il professore entrasse in classe, lo attaccai alla. Lavagna con i. Ehm, lavagna di sughero, quella con le, con, le, con le puntine dietro la testa del professore. Eh, e poi durante le interrogazioni, tanto pensavo, alzavo lo sguardo, guardavo sulla lavagna dietro la sua testa e poi rispondevo. È stato un momento bellissimo, è andata liscia e poi dopo la lezione ho passato tutta la lezione terrorizzato dall'idea che lui alzandosi lo, lo vedesse, invece non l'ha visto, appena si è uscito dalla porta sono andato a togliere via lo schermo e presi mi pare un 6,5, 7, che per me in, in biologia era un, insomma, una roba mai vista prima, e così barai mettendo il, i bigliettini direttamente sopra la testa del prof. Ecco, non vi sto consigliando assolutamente niente, non fatelo e poi non dite soprattutto che ve l'ho consigliato io. È pericoloso, pericoloso. Uh, il problema è che all'università di Bologna ing di ingegneria le videolezioni non vengono registrate. Come non vengono registrate, Marco? Cioè, voi avete delle videolezioni in diretta e poi basta? Criminale. Um, fai cattura schermo, scaricate OBS e... e. Poi Bologna, cioè. Prendo... Bologna, dai. Urli... Ma che è questa roba? Videomaker per strada? Dai. Ne arrivano 8. Dai dai è impossibile è intollerabile Marco questa roba qua attrezzati se non sai come fare per registrare mandami una mail che ti, che ti, ti spiego che software usare perché non è possibile te le devi registrare dai no, non ha senso non vorrei che fosse una cosa illegale quindi no non mandarmi una mail non ti consiglio assolutamente niente però, però, però sì dovresti, dovresti poterle registrare fate chiedete agli insegnanti che sia possibile lavorate attraverso appunto i vostri rappresentanti degli studenti mascherina di Batman Uh, poi smart working non significa fare scuola online manco gli anglo americani usano questa dicitura ma infatti non vuol dire assolutamente niente. Non so niente smart working significa fondamentalmente scegliersi orario e luogo di lavoro a piacimento tecnicamente quello che viene promosso come smart working in Italia è di fatto il telelavoro Telelavoro, cioè lavoro ma col computer da casa ecco una cosa diversa io metto la mascherina di Meruem. Ah, attenzione, I see you're a man of culture as well. Um, la cosa più brutta delle lezioni online è che io avendo solo un computer dovevo usare il cellulare, ecco. Per fortuna ne ho tre, quindi riuscivo con la batteria. Sì, esatto, proprio questo è il punto. Il punto è che spesso um, c'è un problema di accessibilità. Nella mia università solamente una materia su tre la faccio online. Ecco, ci può stare, questa è un'altra soluzione che, mh, di cui possiamo mh, discutere, eh, l'idea di dire faccio un corso fisico e gli altri li seguo online. Potrebbe essere. Anche lì però va valutato il rischio, le attrezzature, vanno valutate le, le, le strutture, eccetera. Giulia dice, io frequento le scuole superiori e con alcuni professori le lezioni online sono state molto positive e interessanti, mentre con altri è stato pessimo. Sì, 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 perché è tutto dipendente da come vengono realizzate. Se il professore ci mette la buona volontà, è capace, eh, si impegna, impara a usare la telecamera, Magari prepara delle slide, magari questo o quell'altro riesce a essere coinvolgente e può addirittura farvi scoprire un modo nuovo di imparare. Ho avuto diversi studenti delle scuole superiori e anche delle scuole medie che mi hanno scritto che si sono trovati molto bene con questo genere di cose. In altri casi, se l'insegnante è un vecchio barbogio che non ha voglia, che non gliene frega niente, che non sa usare il computer, eccetera, è lì è un problema, chiaramente. All'interno dell'università si potrà gestire l'affollamento delle aule dovute a una possibile riapertura? Si dovrà, più che potrà. Eh, si dovrà, eh, come dicevamo prima, ci sono facoltà che hanno, per esempio, detto fino al 65% di capienza, c'è cioè chi dice fino al 70%, c'è cioè chi dice fino all'80%, c'è cioè chi dice mille altre cose. Vedremo, vedremo. Starà l'università in questo caso organizzarsi in modo da poter garantire questo. Per esempio, mi domando, ci saranno persone che all'ingresso ti fanno la, la pistolina termometro per vedere la temperatura? Può darsi. Anche questo potrebbe essere una, una, una cosa. Nella nostra università. Oh, grande Riccardo Zanetti che appare. Ora faccio il ripasso mentre ti ascolto. ascolto Marine bon E ha detto tutto. Riccardo Zanetti, io e lui stiamo realizzando un video insieme anche ad Andrea e Vanni. Meraviglioso. Nella nostra università, durante il lockdown, non ci hanno fatto video lezioni live. Per fisica, ma ci hanno dato solo delle lezioni pre-registrate, Non potevamo avere il confronto col prof nel tutoraggio. Ecco, questa è ovviamente fa schifo. Fa schifo, assolutamente. Non... Vedete come, però, c'è una grande variabilità nel um, proprio nel um, da università a università, da facoltà a facoltà, da prof a prof. È una situazione molto caotica. Gabriele batte sul, sul prossimo corso che realizzerò. Presto saprete la data, del, non dell'uscita del corso, ma della, della presentazione, del, 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 dell'annuncio. Non abbiamo ancora deciso, però entro la fine di settembre l'abbiamo detto. Il nuovo corso sarà super specifico, sarà sullo studio, ma soprattutto quando lo annuncerai, appunto quando lo annuncerò vi dirò la data a breve. Eh, sarà sullo studio sì, sì, però diverso. Quindi il target sono gli studenti. L ecco, il target sono gli studenti. Sì, è rivolto agli studenti. Um, però è molto diverso da sistema di C è un'altra cosa non si sovrappone al sistema di C tranquilli e sarà super specifico sarà uh, piuttosto specifico sì uh, però non pensate una cosa tipo uh, che solo una piccola porzione degli studenti lo può trovare utile tutti lo potranno trovare utile ma molto um, mirato a una certa cosa specifica nella nostra scuola siamo in 800 dice Giulia dovremmo fare la fila fuori distanziati con la mascherina perché ci devono misurare la febbre secondo me è ottimo però non so quanto riesca a durare eh sono d'accordo, ottimo, ma non so quanto riesca a durare. È la definizione perfetta. Cioè, vedremo. Dipenderà molto anche da voi. Anche ai ragazzi si chiederà chiaramente di essere un po' più responsabili del normale. Non sarà facile, ma vedremo. Sono del parere che l'ambiente scolastico contribuisca a sviluppare l'aspetto psicosociale del ragazzo-bambino, confrontandosi con adulti e coetanei. Non c'è dubbio, Flavio. Non c'è assolutamente dubbio. E questo è uno dei motivi per cui la scuola eh, doveva ripartire. Doveva ripartire, assolutamente, doveva ripartire anche proprio uh, per garantire questa socialità ai ragazzi, che è davvero importante. Per l'università le cose sono un po' diverse, perché appunto sei più adulto, insomma, puoi gestirti un po' di più. Arrivo sempre in ritardo, Jack Vlad, salve. Calma, dice Marco, eravamo d'accordo per le prime settimane di settembre, a infami. Va bene, va bene Marco, va bene, va bene, va bene. Dario scuote la testa, no, no. Cidis per laurearsi a 16 anni è per forza entrato in sistema DC: assolutamente, assolutamente. William James Sidis, l'uomo più intelligente del mondo, era in sistema DC anche se il sistema DC uscì 100 anni dopo la sua, la sua morte. Ma questo, no, non è vero, è morto negli anni 60, non mi ricordo. Sai che non mi ricordo? No, era 1800. Cristo ho scritto il video e non mi ricordo. 1800 era. 1800, così. No, 1944. La morte, ok oggi proprio non ci sono eh. oggi sono veramente fuso non so perché finché non ho cominciato la live non me ne sono reso conto ma oggi sono veramente poco coerente non lo so è perché devi ancora vedere il film eh sì perché sto pensando a Tenet sì devo ancora vederlo se ah, se qualcuno osa fare spoiler vi vengo a prendere a casa guarda che non sto scherzando il ban dal canale è immediato senza avviso un metodo per copiare è mettere il telefono sul PC in corrispondenza della webcam e collegare un mouse, ovviamente da fare solo in casi di urgenza. Nascondiamo questo messaggio. Non dico niente, Roberto, non dico niente. In, con i miei prof, anche se leggo le risposte davanti alla telecamera, manco se ne accorgono. Va bene, va bene. Puoi alzare l'audio di Dario. Eh sì, eh, abbiamo ancora quel problema del microfono, non so come lo risolveremo. Quando ti vedremo su Twitch? Quando, ti, quando ci vedranno su Twitch, Dario? L'account esiste? L'account esiste, bisogna avere... bisogna avere il tempo di... Non abbiamo avuto e, tempo. Stream, no. Sì, abbiamo veramente, veramente troppa roba da fare. Voi non avete idea di, di quanti progetti stiamo portando avanti insieme, è veramente complicato. Prima o poi ci arriviamo. Eh sì, nel mio corso ci organizziamo per registrarle, dice una realtà al cubo, però sono tutte fatte in diretta, ok? Tanti docenti universitari sono paranoici, temono che gli studenti distribuiscano le lezioni, non si sa bene perché. Ma poi se distribuiscono le lezioni, qual è il problema? È questo il punto. Cioè io non capisco... Cioè che è? sei geloso delle tue lezioni? Perché? Non vieni pagato se si portano via le lezioni? Cioè, non è... Forse hanno paura di far vedere quanto sono cani. Ecco, questo potrebbe essere. Ecco. Marco chiama Alessandro così ti dice quanto ti devi sganciare e lui ti aiuterà. Ecco la esatto, Marco Proservi vuoi fare il video con lo youtuber e allora te sganci? No, non è vero, non è vero. Basta una pizza, offerta, Sono, Costo poco questo. La possibilità di registrare il professore la possiede, ma la maggior parte decide di non farlo. Ma perché? Io quello che non capisco, cioè, chiedeteglielo, chiedeteglielo ufficialmente. Mi scusi professore, perché? E pretendete una risposta coerente, però non perché non mi va. Perché perché non mi va non è una risposta. E se vi dice perché non mi va, andate dal preside di facoltà, che fa pure rima. Mm? Andate a vedere. E rovinate tutto e, no, e fatevi bocciare a oltranza, perché poi è questo che succede. Ma non importa. Mega dice, ciao, devo iniziare a studiare per un concorso per la scuola militare. Cosa mi consigli? So che con è una domanda fuori tema, no, tranquillo. Eh, oggi è una live anche di domande e risposte tranquille. Um, Mega, ti consiglio di partire da leggere per sapere il mio manuale di lettura efficace, che è sempre il primo passo per un metodo di studio efficace, è di andare a cercarti il mio video su che si chiama Il Segreto per Superare Qualunque Concorso. Eh, lo trovi nella playlist 3.0. Perché? Perché um, tutti sono alla ricerca del trucchetto per passare il concorso. Il modo migliore per passare il concorso è studiare. È studiare bene. Quindi curare il tuo metodo di studio. Vai a vederti il video e scaricati il manuale e parti da lì e poi pian piano costruisci il tuo metodo di studio. Ciao Matteo! Io devo andare, dice Christian. <ride> Vado a scolare in bocca come un disadattato. Fa una citazione di un mio vecchio video di quando tentavo fare, di fare il gamer. A un francese, così da scar dallo scaricatore di porto migliore di sempre è tutto. Ciao, ciao, Christian. Penso che Dario mi abbia bannato su YouTube per aver dato del pelato a Jeff Bezos. Ah, fantastico. Ok, Dario Bersanini. Ma forse è suscettibile nei confronti dei pelati. Io, come programma per catturare lo schermo, ho trovato ShareX. Mi sembra ottimo. Crea dei file molto compatti. PS comunque sia illegale registrare con i propri mezzi. Su questo ci fanno terrorismo. Eh, ok. Se è illegale non puoi farlo. Uh, però chiedi, chiedi il permesso. Insistete, insistete, spiegate la situazione. Porca miseria, vi devono venire incontro. Vi devono venire incontro. Eh. Di che cosa parla la live? Abbiamo cominciato parlando proprio del, del ritorno all'università e del se andare a lezione oppure no. C'è la possibilità che le singole stanze del sistema DC vengano vendute separatamente in futuro? Um, le singole stanze no, i singoli uh, piani del palazzo um, potranno essere trasformati in futuro in videocorsi autonomi, lo vedremo, lo vedremo, vi dico la sincera verità, dipende da considerazioni commerciali, ve lo dico proprio esplicitamente, sapete che io sono molto trasparente, devo capire se ha senso, se ha senso. Conquistare il foglio è stato un moderato successo, nel senso che c'è gente che lo compra e sono tutti contenti quello che lo comprano. Bisogna capire se il, um, i costi di mantenimento, perché quello che ovviamente voi non considerate, giustamente perché non sono cavoli vostri. Però per mantenere un videocorso autonomo bisogna metterlo sulla piattaforma, bisogna gestirlo, bisogna pagare la piattaforma per gestirlo. Cioè, mh, è complicato, non è che lo, lo fai e basta. Perché se fosse così, a gratis uno lo mette, mette tutte le opzioni possibili e a posto. Bisogna vedere se il ritorno vale l'investimento anche di tempo, eccetera. Conquistare il foglio direi che sì, ne valsa la pena, però non è che sia così, così performante. Ecco, il sistema di C rimane ancora quello massiccio, completo, l'asset diventa più importante, quindi vedremo, vedremo in futuro, se ci sarà abbastanza richiesta, se valuterò economicamente che ne valga la pena, sicuramente potrò realizzare altri mini corsi, almeno altri due, da eh, alcuni estratti di, di sistema di C. Ci può stare. I gruppi WhatsApp durante i compiti online esplodono. E eh, vabbè, e eh, vabbè. C'è un problema di diritto d'autore per quanto riguarda la diffusione delle videolezioni? Sì, sì, Roberto, certo. Um, per questo dovreste chiedere il permesso. Però io credo che se compatti come gruppo. Perché se, se tu, Roberto, vai a chiedere al professore, il professore ti ride in faccia. Se tutti i suoi studenti però gli dicono: professore, abbiamo bisogno di poter registrare. Allora è probabile che si possa far pressione. Poi posso dire. Vai, vai, Dario. Posso chiedere a Roberto chi gliel'ha detto? Perché se gliel'ha detto un professore o qualcuno all interno all'università. Però, ricor però ricordo di averla sentita, sta cosa. Eh, Tant'è che, per esempio, è illegale anche registrare le conversazioni telefoniche? Sì, ma non è diritto d'autore, cioè, non credo che c'entri il diritto d'autore. Ok, sono d'accordo. Okay. chiedete a dire che c'entri con la privacy, e le due cose sono molto diverse. Chiedete a dei legali, ecco. Esatto. Come al solito, nessuna delle video che ho avuto era stata registrata. Che palle. Quali app consigli per la meditazione? Eh, non sono un esperto di meditazione per niente. Eh, io ho una venerazione per Sam Harris, che è un intellettuale e esperto anche di meditazione, e la sua app, Waking Up eh, ha ottime recensioni e lui mi piace molto, quindi scaricatela. Qual è il video dedicato a chi torna a studiare luni dopo tanti anni di sospensione? Servirebbe a un mio amico che vorrebbe ritornare a studiare. Eh, Serri, eh, lo devi cercare nella nel playlist delle, delle live, eh, ci sono delle live. Eh, non, non, onestamente non ti so dire qual è il link Devi cercare nella playlist delle live Se scorri 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 la trovi eh, Però vedo che tu scrivi da Facebook Serry Cercalo su YouTube Perché è più, è più facile Come tornare a studiare da, da adulti? Sì L'ha trovato Dario? Sì Aspetta un po Wow Dario L'efficienza L'efficienza di Dario è fuori scala veramente eh, aumento subito aumento eh, il piano conquistare il tempo sarebbe interessante sicuramente quello potrebbe essere il prossimo che rilascio come corso singolo ci potrebbe stare la mia prof di diritto ah ok era la prof di diritto allora aveva ragione lei cosa succede se un tuo corsista scarica i video e li divulga da qualche parte che lo vengo a prendere con gli avvocati è illegale è illegale lì sì che viola viola <ride> il diritto d'autore altro che ehm, e siccome tra l'altro è un prodotto commerciale non c'è solo un danno di immagine, ma c'è anche un danno economico. E la paga salata. Non è mai successo, per fortuna. Se dovesse succedere, quel qualcuno passerà dei brutti 5 minuti. Uh, Francesco Bardelli il 14 è il primo giorno di superiori e sinceramente non capisco il fatto di stare tutti distanziati igienizzazione costante, isolamento e casi sospetti quando sono state aperte le discoteche attenzione però Francesco le discoteche sono state chiuse adesso <ride> eh, hanno provato ad aprirle hanno sbagliato per quanto mi riguarda ad aprirle ma anche qui è una mia opinione da bar um, però adesso sono chiuse perché hanno visto che è stata una pessima idea quindi è una pessima idea non essere distanziati non fare l'igienizzazione costante non avere la mascherina eccetera perché succedono i disastri poi muore la gente eh. ricordatevi sempre questo qua è il momento pippone etico ricordatevi che non stiamo parlando di ma sì, eh, prendiamo il covid non lo prendiamo parliamo del fatto che muore la gente c'è una responsabilità eh state sono famiglie rovinate da sta roba papà che muoiono e lasciano i figli da soli figli che muoiono cioè è pesante non stiamo parlando di stupidaggine stiamo parlando della vita della gente Fatevi due conti di quanto difficile è tenere una mascherina rispetto a quanto difficile è vedere morire un genitore, cioè, eh. abbiamo un minimo di, di, di amor proprio per favore, e poi per, per renderla un po' più divertente, pensate che per l'intera durata del manga Naruto Kakashi si è tenuto la mascherina, penso che voi possiate tenerla per una lezione, ecco. Christian dice, è illegale diffondere le video lezioni, non registrarle e tenerle per sé, ok beh, se potete registrarle e tenerle per sé, verificate perché non so niente di questo. Per la meditazione consiglio Insight Time. Ok, ci sta. Ok, bene, bene, bene. Siamo arrivati alla fine dei, dei commenti. 15 e 16, siamo in live da un sacco di tempo, quindi direi che siamo pronti per chiudere. Uh, allora, mi dispiace di non avervi fatto la live su Elon Musk, ma avrete il video, per cui sarà anche meglio. Uh, vi ringrazio come, come al solito. Mi interessa sapere qui sotto, che voi lasciate anche in riferita. Le vostre difficoltà e quello che succede nella vostra facoltà, nelle vostre università riguardo a questa ripartenza, questo, questo difficile momento di ripartenza. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate: lasciate il mi piace classico, tattico, eh, iscrivetevi al canale, la campanella, le notifiche, condividete tutto quello che vedete, eccetera. Poi, se volete. Ripartire non solo con le lezioni all'università, non solo con la mascherina, ma anche con un metodo di studio che veramente faccia la differenza. Lo sapete, non ci scherziamo con la questione delle marchette, però davvero Sistema DC, il mio corso di metodo di studio completo e la mia community, perché c'è anche il gruppo collegato, è veramente un prodotto della qualità senza senso, di cui sono veramente orgogliosissimo. Eh, sempre più persone ci entrano, cresce sempre di più il gruppo, va sempre bene, quindi è veramente una, una sicurezza e le recensioni sono veramente fantastiche, veramente ogni volta che le leggo rimango, rimango senza parole, quindi grazie, grazie, grazie. Martedì in diretta, sempre alle 14, ci rivediamo qui, non so ancora il tema, ve lo annuncerò. In ogni caso, grazie, ci rivediamo domani per il prossimo video, tutti i giorni, sul mio canale YouTube, su Facebook, su Instagram, dappertutto. Sigla.